Su, là. Via, là. Dai, su. Musica e magia. Copia e incolla, copia. Telegram. Telegram fisarmonica. Via. Oh, qui stanno crescendo gli iscritti a sto canale Telegram, eh? Iscrivetevi. Via che va avviso prima di andare in diretta. Il messaggino è stato inviato agli amici di Telegram. Gianni è in diretta, basta che cliccate sul link e entrate qua dentro alla diretta. Tante volte mi sembra di averci tanti bimbi, no? Dai, su, guardate che c'ho! C'ho un organetto, bello l'organetto! Gne 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 Gaetana Candida Pitrolino, ciao, ti piace sto organetto? Ande ganzo Lello Opina Tomasina. Teresa, Fabrizio e mamma Antonietta sta di sopra, no? Mica posso chiamare sempre, eh? Lei è l'ospite d'onore. Se diventa la normalità, non è più d'onore. È un ospite assiduo, invece non è assiduo. E lei a volte c'è, a volte non c'è. La vita è bella, per favore. So forte. Come l'aceto, Anna Paola, amici e musica, musica e magia. Sì, vero, sì, e no, fammela riposare ogni tanto. Se gli faccio troppe forzature, guarda che quella si ingazza, non ci viene più dopo, eh. E dopo non c'è delizia più con le sue battutine. Invece, ogni tanto tocca lasciarla lì, tocca essere un po' strategici, capito? Che quasi quasi gli deve venire il desiderio di voler tornare giù. E siccome io lo capisco a volo, allora andiamo. Namo, su. Thank you.
partita fantastica per esaudire una richiesta che mi è stata fatta da Monia, non so se c'è. Amo, mi fai richiesta e poi non ci stai? Io te la volevo suonare. Dopo non dico che te l'ho suonata, che non te l'ho suonata. L'ora dell'amore, Homburg. Ammonia, non ci stai? Voi siete testimoni, io gli ho suonata, Via. Che ne pensate stasera se suono solo canzoni d'amore? Vi piace? Dai, fatemi sapere intanto che sono questa. Scrivetemi i commenti. Sì oppure no? Suoniamo solo canzoni d'amore stasera? Dai, se no sembra liscio zumbappa zoom, du palle. Dai, su, ditemi di sì. Oh! Fabi, ecco la Monia Oliva, no? Come no? Dove sta? Ho visto passare. Monia, l'ho vista passare, eh? Dove sei nata? Aspetta che sei ripassata. Eccola, e come no? Te la sono, L'ora dell'amore. No, non è questa. Lello, che vuoi? Zitto, sta a sentire. L'ora dell'amore. Oh, ve va che sono solo canzoni d'amore stasera? Sì, sì, sì. Oh. Thank you.
Rosamunda, tu sei la vita per me. Rosamunda, tu a me non me la fai vedere. Allora, canzoni d'amore, andiamo. Oh, allora famo solo canzoni d'amore? Guai a chi protesta, eh? Andiamo con l'amore, dai, su. L'amore governa il mondo, l'amore salva il mondo. L'amore è il motore del mondo. Dai, mettiamoci su un indovina indovinello. Acchiappa il motivello. Ogni brano d'amore che indovinate ve sgancio 100 euro. E ci sta chi non ci crede che gli emanno, eh? Però voi potete chiederlo a chi l'ha già ricevuti. Chiedetelo un po' a Santina Pirrello, per esempio, mo con la vista qui. Quanti soldi ti ho mandato, Santì? Ogni brano che hai indovinato, io zacchete una ricarica poste pede 100 euro. Lello, quanti soldi ti ho mandato a te? Non ci vogliono crede. Angela Nassisi, dai, a lei non gli ho mandati perché lei, se no si spende tutti, io date a mamma sua. Ce l'ha custodito in un fondo speciale, vincolato. Dai, su. Antonio Ferrara ci si è comprata la fisarmonica. Fabiola Cittadini ci ha investito i soldi per fare delle migliorie lì al bar suo. Ci si è comprata il bancone nuovo, il frigorifero. Ma quanti soldi ho mandato? Dai, ogni motivo che indovinate 100 euro per voi. Motivo d'amore. Canzone d'amore numero 1. Che preferiste? Preferite questo o l'amico mio Frizze? Andiamo. Thank you.
facciamo la conta delle vincite qui. Ma sì, ma mi ci serve una segretaria, come faccio a scrivere? Ma dopo guardo meglio, appena finita la live, controllo meglio. E un po' scrivete a raffica. Nivese, e tu stai in America, aspetta, no, i soldi ci vogliono un po' prima che arrivano, Silvana Lucia Mazzarino ha vinto. Brava, 100 euro. Dopo ti faccio l'accredito, domattina, insomma. Nives sta aspettando i soldi. Tu aspetta, non ti scoraggiare, aspettali i soldi che ti arrivano. Poi vediamo chi ha vinto. Marina Pergolari, Claudio, e che vinci? E mi devi dire il titolo, mica il nome de... no, tu no, te non te pago. Manco una lira. Manco un euro. Niente. Vabbè, dopo vi guardo con calma, Andiamo avanti. Brano d'amore numero 2. 100 euro. A Marie, io mi sono innamorato di Marina, però se tu non partecipi come faccio a premiare, a premiarti come vincitrice? Maestro, sei cattivo con me. E perché? Che t'ho fatto? Dai, non rompe i coglioni, su. Dai, scusa, non volevo dire... Fa brava. Dai, su. Scherzo, Thank you.
questa non la sapete il titolo e non vincete niente. Chi è che la sa? Non so, boh. Dai, questa è famosissima, eh. È una canzone famosissima questa, eh. No, non ci voglio l'anello. Questa era Chanson d'amour. Andiamo avanti. Oh, ha vinto. Chi è che ha vinto? Nives. Ma tu sei fisarmonicista. Ci credo. Nives, hai vinto. Dai, ti mando un altri 100 euro. Poi ti arriveranno tutti insieme. Gabriella Chiani, che se lo scrive dopo che ho detto io, non vale, no? Andiamo avanti. Canzone d'amore successiva. No, l'ho detto prima io, ma tanto i soldi ve li do a tutte e due, non ti preoccupare. Barbara l'ha detto, va bene, 100 euro a Barbara. La S è venuta sola. Marie, Fra, ciao Anna Denisi, Lello, lascia sta Anna, non gli dà fastidio Anna, mica è la polacchina, Anna, sta attenta che questo ci prova, Tremendo! Te comincio a dedicare canzoni, vedrai tu, te imbriaca anche a te. Oh, andiamo avanti. Canzone d'amore successiva. Marina, che vuoi? Henry, è il momento, no? Mamma mia, non c'è pace. Aspetta, dagli soddisfazione, no? Ci acchiappi subito. Va bene, 100 euro Henry, a Marina, a Gina. Aspetta, fatemela suonare. Bravi, Sonia Ferro, e dai, sentite Rosamunda, dai, ormai te ci hanno fatto le orecchie, mica ho suonata. Oh, siamo la coppia più bella del mondo, e certo, tu il marito tuo, brava, sgangiagliela stasera però. Se gliela dai, sei ancora più brava, te lo dico io, vai, alla. La coppia più bella del mondo, Flora ha vinto, Sandina ha vinto, brava, Sandina 100 euro anche a te, eh? Oh, a Sandì, complimenti, ho visto che sei entrata in Telegram, gliel'hai fatta, ti ha aiutata la nipote tua, eh? Grande Sandina, brava, benvenuta in Telegram, hai visto quanto è comodo? Ti arriva il messaggino che sto in diretta,
clicchi lì, entri qua senza bussare manca la porta, che te frega. Adriana Di Giovanni ha vinto. Dai un po', dai su, Stefania Maioraro non ha partecipato. Paola Viola balla, che te passa. Tutte belle. Per esempio Silvana Lucia Mazzarino non la pago, è perché ci ha messo la parola siamo in più. Invece il titolo giusto è la coppia più bella del mondo. No, ci devi azzeccare. Devi scriverlo per bene il titolo, se no non caccio i soldi. Andiamo avanti. Ci sta una canzone, questa non la potete conoscere, dai, questa è fuori gara. Lello, ci stai anche tu su Telegram? Come no, t'ho visto? Ma ti arriva il messaggio mio, no? Ma il messaggio mio su Telegram arriva a tutti, no? Speriamo di sì. Prossima canzone d'amore. Prossima canzone d'amore, successiva. Questa va di voi è fuori gara, tanto non la sapete. Questa è di Raul Casadei e si intitola Per amore tuo. Che il testo com'è che faceva? Per amore tuo non mi importa più di niente se mi cerca un'altra donna, mi lascia indifferente. Capito? Per amore tuo. Casadei, per amore tuo, non mi importa più di niente se mi guarda un'altra donna, mi lascia indifferente. Prossimo brano in gara, €100.
Santina Pirrello ha vinto 100 euro! Che ci fai con tutti questi soldi, Santina? Non devi spendere tutti quelli che ti mando, ti devi mettere da parte i soldini che ti mando io e farli lavorare per te. Perché sono due cose. Ascoltate bene sto ragionamento, che è serio, eh? Un conto è lavorare per i soldi. Mi state a sentire o no? Un conto è lavorare per i soldi. Un conto fare in modo che i soldi lavorano per te. Punto. Questo è un concetto rompicapo per chi non lo conosce bene, eh? Cioè, lavorare una vita per i soldi significa che tu vendi il bene più prezioso che hai, che è il tuo tempo, per uno stipendio, e quello è il modo classico, no? Oppure fai in modo che i soldi lavorano per te. Come si fa? Mo, che ne so, tipo per esempio, compri una fisarmonica a meno, a vendi a più. No? E c'hai un valore aggiunto, poi ne compri un'altra a meno e poi la vendi a più, così quei soldi che c'avevi prima in banca, che tanto non ti rendono niente e non sono più neanche i tuoi, dagli oggi e dagli domani l'hai fatti lavorare per te. Quando hai raggiunto un livello interessante, li metti a reddito poi. E con quei soldi del reddito che te generano i tuoi soldi, te ci godi un po' di più la vita. Ma è troppo complicato, dai, non lo posso dire in 3 minuti. Andiamo avanti. Vediamo chi indovina questa, eh. Vediamo chi sa questa qui, eh. Rita Franco, ma tu che sei, Rita o Franco? Thank you.
Augusta Belli ha vinto. No, Augusta Belli ci ha messo tre puntini. Che c'entrano i tre puntini alla fine? E non te pago? No. Il titolo è Piange tre puntini il telefono. Tu i puntini hai messi alla fine. E secondo me non avete vinto nessuno perché i puntini già avete messi. Stavolta vi ho fregato. Se mancano i puntini, il titolo non è scritto giusto e non vi posso pagare. No, avete sbagliato tutti. Niente. Che prima piange il telefono, ci stanno tre puntini. Dopo piange. Andiamo avanti. Angela, che c'è da ridere? E tu non partecipi, fai presto, eh? Ma certo, con tutti i soldi che ti ho mandato, che ci fai più? Basta, ti bastano quelli a te, no? Ma capisco, eh? Con tutti i soldi che già ti ho mandato, tu mica partecipi. Simona che dice? L'ho fatta a tempo a legge. Piange il telefono. Simona, non te pago, non ci hai messo i puntini. Ciao Maria Ciaraldi Recchia. Ciao Angela, Nadia Grillo. Oh Nadia Grillo, è Stelle 2, Facebook e gliene frega niente di me. Non mi risponde mai. Perché Nadia Grillo, diversi mesi fa, mi ha mandato tante stelle, no? Solo che Facebook ne riconosce. Mi fa incazzare, io ho scritto all'assistenza più volte, ma mica ti rispondono. Facebook è una merda, lo dico io. Tanto anche se mi sente, mi frega niente. È la verità, quando dici la verità non ti sbagli mai. Via! Brano d'amore. Mi vengono in mente certe cose da te, ma poi mi trattengo. Anadia, non so che fa. I'm very sorry. I thank you again another time. I am so glad if you sent me a lot of Facebook star, but Facebook is, come si dice merda in inglese? Facebook is shit. Shit, no shit, spazzatura? Come si dice merda? Con due M. Ma suoni o no? Va a vedere la televisione, zitta, suono quanto mi pare, quando lo dico io. Buonanotte, shit. Oh, Facebook is shit. E infatti, guarda, Maria Mariella ha scritto shit, ma secondo me Facebook gliel'ha oscurato il commento. O vedo strano sto commento. Sul serio, gliel'ha oscurato Facebook, eh? Voi avete scritto shit, ma l'ha messo in grigetto. Non commentabile, incredibile. Mostra. Oh. Facebook non lo mostra il commento vostro dove avete messo shit. Devo scegliere io dove mette mostra. Guarda, ecco, mo, per esempio a Maria Mariella gli ho detto mostra. Catena Meister non lo fa vedere. Io posso mettere mostra e mo se vede. Vi rendete conto? Che censure del cavolo? Ecco, anche Franca Mastro Marco mostra. Ecco, mo se vede. Infatti, Nadia Grillo che ha scritto Shoot, quello non è oscurato. Cioè, capite come fa? Facebook dall'8 febbraio ha messo dei nuovi. Ve lo dico che vi può interessare, a prescindere da sta pagina, a prescindere dalla musica. È stato sempre così che Facebook censura alla grande i contenuti. Sta bloccando delle pagine clamorosamente in tutto il mondo e dei profili spesso anche in modo immotivato, ma ha messo nuovi algoritmi, cioè che significa che dall'8 febbraio, se voi fate un post dove ci sta scritte certe parole, tipo ve le dico COVID-19, vaccino,
Terrorismo. Se scrivete la parola Hitler, se scrivete, a volte anche basta che la dite, se scrivete nazismo, tutte queste parole, soprattutto Covid e vaccino, semplice. Lo sai che fa? Quando voi scrivete dei post con questi temi, lui semplicemente non invia le notifiche del vostro post ai vostri amici. Per cui i vostri amici non lo vedono perché Facebook non manda la notifica. E ecco come avviene la censura delle notizie. Avete capito, mo? Sicché io ho imparato sto vizietto, se devo fare un post, non allego un link dove ci sta un riferimento a un post che parla di quel tema, ma scrivo nella descrizione come andarlo a cercare su Google, scrivendoci delle parole chiavi. Ma non ci metto il link perché sennò Facebook non lo manda agli amici. Non so se vi è servita questa informazione, ma è una bella censura dittatoriale. Allora, andiamo avanti con la successiva canzone d'amore. Simone Shipt. E io so che tu, cara Nadia, c'hai tutte le ricevute, ma quelli lì non mi rispondono. Io ho scritto più di una volta, non mi rispondono. Andiamo avanti. Ferrara, già ce l'hanno tolta la libertà di esprimerci, già da tempo, ma dall'8 febbraio i social network hanno scelto di censurare ancora di più quello che noi diciamo, cioè di certi temi non dobbiamo saperne niente. Voi pensate che ho fatto una ricerca in tut around the world, intorno al mondo, ci stanno dei posti al mondo come la Cina, ma molti altri, che tu non hai accesso neanche a Facebook. Cioè, che tu su Google non trovi informazioni in merito a certi temi perché le cancellano, non le fanno trapelare, e tu devi sapere solo certe cose, non altre.
Quindi non le trovi né su Google né sui social network, per cui tu le giuste informazioni non le saprai mai, perché in televisione dovete sapere che la televisione è complice di questi sistemi di ipnosi e di censura. E in televisione vi fanno sapere quello che potete sapere, non quello che dovreste sapere. Perché voi la verità non dovete saperla. Noi, voi, funziona così. Poi uno ci può credere, non ci può credere. Andiamo avanti. Noi intanto suoniamo canzone d'amore successiva. A Luigi Valeri, come che c'entra st'amore con sto discorso? Con l'amore c'entra? Sto discorso c'entra con l'amore? Perché quando l'umanità è distratta a pensare alla propria sopravvivenza, pensate meno anche all'amore e i sentimenti ne soffrono, vengono meno in un piano secondario. Apposta non trovo il fidanzato tu Luigi, te lo dico io, ecco perché no? Perché noi uomini siamo distratti a pensare altro, non ci pensiamo adesso, capito? Scherzo, dai! Però tu continua a cercare, lo trovi, eh? Ma con Mapei com'è andata a finire poi? Niente? De la retta? Oh, vediamo chi conosce qui, questo è difficile, eh? Vediamo chi la conosce. Questa era una canzone del Sanremo 1990 che presentò Christian. Voi ricordate Christian? La canzone si intitola Amore. Ah, questa la conoscete? Con questa v'embriaco, ecco questa qui.
Dai, adesso vi faccio piagne in tantino. Dai, dopo si ride, eh. Via. Spiega per bene, eh? Che c'hai qui? Allora, c'è un lavoretto che ha fatto un'amica mia, guarda che splendore. Qui davanti, qui davanti. Qui, adesso Aspetta. uno, no? Poi Qui, l'altro. qui, qui. Qui, Così, beh, come? Così. questo, questo qui, guarda, qui. Ecco. Questo è uno, poi E questo è un quell'altro. altro, guarda che bellezza. Chi ha fatto? Chi ha fatto? Un'amica mia. Chi ebbe? Daria. Daria! Daria. T'ha mandato oggi! Certo, stasera. Brava. Sono Porca miseria, questi sono belli! belli? Ah, beh, vedi. Sembrano finti, ma sono veri! Ma vedi se che manine che c'ha? Eh? Amore mio, essa. Ecco. È bravissima, Daria! Perché adesso, a parte scherzi, Ha fatto essa, Vedi quanto è bello? Ma fammelo vedere da vicino, guarda quanto è elaborato, aspetta, eh! Si vede? Ma come te pare che non si vede? E questo? Questa è una foglia. Daria, ma quanto sei forte tu? Vedi? Il centrino? E tu mo che gli E manni? questa foglia, ma che ne so se che gli manno. Ma gli ammannamo gli imbutova? Che costava.
L'ova gli mandiamo, ma delle sì. galline tue. Ma sì, un ma... gatto. Cristina ha detto che se sta più vicino si via tutta a due. Daria, ti mandiamo un gatto. Da che io mandiamo su. Ma sì. E poi ormai l'avevamo promesso. Ma mi sono dati via, non può avere mai un gatto. Sì, che sono 2 ore di strada io. Ma sono 4-5. Ma se sa, porto io su tube quando ci ritorno un'altra volta. Ma io ci devo un altro all'amico mio lì vicino a Lemo, eh? Vero? Che gli porto su. Che ne so. No, dai, i gatti ormai l'abbiamo promesso a quell'altro due signore, dopo quelle si incazzano, eh? Se ci vai, guardi cos'è, mannamo. Due carciofi ce l'hai? Ma sì, non ci sto più, no, con le mie carciofi sono finite le piante. Patate? Non è tempo di patate adesso. Un po' di insalata? Sì, manco quella so. Mangiamo niente? Adesso no, non è periodo. E tu ne vuoi mannare su niente? Dai. Ma certo! Tu, se tu ci vai, faccio qualche cosa. O senti, fammela meglio. Gli mandiamo sui soldi. Gli diamo i soldi, ci fa quello che si pare. Ma se si offende, non vuoi mandarmi i soldi? Ah, si offende? Beh, penso io, non so, ma... Va bene, so. Insomma, salutela Daria, ringraziala come si deve, dai, già gli ho telefonato e ringraziata. Ringraziala davanti comunque a tutti. Comunque anche un'altra volta, ringrazio, ecco, e basta. È brava. Che vuol dire essere brava? Ma chissà che vuol dire. Sempre sta domanda mi fai, su. Sonia, tu per pagare il ringraziamento... Tu, fagli vedere questa, Daria. Ma sì, quanto è bello, Daria, per carità, sulla. Sonia, la canzone che gli piace essa, là. Che, ma sempre quella mi fai sapere. Lo so, ma gli piace, è contenta, no? A Crescionda gli mandiamo su. Ma sì. Se una vuoi... pizza col formaggio. A Crescionda, a Crescionda, no? E non ci sta una cosa che gli potevamo mandare su? Beh, ma tutto questo faccio, che dopo lo dico io, su. Gli facevo un bello caporretto e maccheroni. Che sono i maccheroni? La pasta, con l'uovo. Su, dai, dopo la cosa come gli pare. Eternamente? Perché l'andra dopo la... che gli piace, non mi ricordo adesso, non mi viene in mente. Quell'altra che gli piace, che si chiama, non mi ricordo. Ma anch'io. Ma tagli su, che tu lo ricordi. Qual è quell'altra? Sforzate. Ma dai, che tu lo ricordi tu. Non mi ricordo. C'è voto adesso, te la ricordi la fai, la...
non ricordo d'aria da cosonare, adesso non mi viene in mente. Secondo me è come è venuto in mente. Che? È questa, questa. Sto megata. Oh, sai che non mi chiedono più Rosamunda? Ci credo. È sempre con me, Pomodoro, soprattutto. Non sarà Madonnina dai Riccioli? Ecco, sì, è vero, dai, quella là, è vero. Qui su, tengo qui dentro così. Sono due questi qui? Certo, no, ecco, no. Ah, è tutt'uno? Ma perché lo fai da farglielo vedere al dritto, no? Ma ecco, beh, no. Ma se tu stessi lì a vedere, se io fai vedere così, o vedi tu, mica lo vedo. Ma eccolo, no, così, no? Ma non fai prima, invece di slogarti in polso, la chiappi così, eccolo, no? Beh, eccolo, tu. Oh! Perché prima che abbiamo fatto così? Tu facevi così! Ma non è vero! Ecco! Faglielo vedere per bene! Ma tienilo fermo un momento, no? Oh! Ecco, beh, su via! Va bene? Ecco, non ho visto. Dove metti questi centrini? Visto, metto lì questo quadretto di papà tuo. E questo lì a vetrina. Ma te ne avevi mandati anche altri? Certo. Ma questo era fatto per te? Certo. Sono belli? È bellissimi. È un amore, guarda. Brava, Dariuccia. Brava, Daria. Oh, ci sta Cristetta e sta scrive. Aspetta, vediamo che dice. Bo che dice? Bo che dice? Ma che dice? Daria, che dice? Cristina, che stai a dire? È Cristina figlia, no? Ma certo. Un bacio da parte di... un bacio da parte mia, mamma Antonietta, e un abbraccio... E un abbraccio è scappata via, che tutti che scrivono qui non la vedo più. Aspetta, E un abbraccio a me era comunque. I gatti li avevamo regalati tutti e due. Certo. Cioè, l'abbiamo promessi. Giusto? Come no? Hai visto che se funzionano questi sistemi? Tu non vuoi venire giù qui da me invece. Ti aiuto a venire i gatti. Ma dopo che vieni qui, ti regalano i centrini. Ti regalano i peperoncini.
Te sei arriccata anche tu, no? E ma oh, e pensa tu che manco vuoi cantare poi ultimamente. Dai, va. Ma vergognate, no? Che canti, che canti. Va bene, là su, ci vediamo. Allora ci vediamo. Saluta, ecco. Però. Buonasera. Arrivederci, eh. Ci vediamo, ciao. Oh, te saluta anche lui. Fallo vedere là che se ne muovono. Bello, eh? No, adesso a parte scherzi. È un lavoro delicato questo, È un lavoro delicato quello. Insomma, sei contenta? Oh, Daria, l'hai fatta contenta? Buonanotte, mamma bella. Buonanotte, te dicono. Altrettanto, buonanotte. Andiamo avanti con qualche canzone d'amore, va? D'amore, Mario, tutta la mia vita sei tu. Che oh, ma sono 10:30 quasi, eh? E io sento perché mi si comincia a stancare la vista, Amore, love song. Thank you.
serena notte a Teresa Adamo. Pino Donaggio, bravi, avete vinto tutti quanti. Leni, Sonia, Barbara, Maria Mariella, Lia, Angelo Rigozzi, guarda i vincitori. Domattina faccio le ricariche, 100 euro per une. Oh, senti, però ve sono questa e poi vediamo perché mi sono stancato. Vi piace questa musica, eh? Namo. Brano successivo. Thank you.
Dopo a fine controllo chi ha vinto, Simone ha vinto, Enrico ha vinto, avete vinto. Domattina vado a fare ricariche, poi. Oh, dai Luigi con Mapè, dai a chiappa Mapè. Thank you.
Il cuore è uno zingaro, è inutile. Oh, con questa vi saluto. Sean, a dormire. Oh, ma sei 10:35. Due, l'ultime due, dai, che queste dopo, se no mi piacciono tutte, non finimo mai qui. E domani che sono? Canzone d'amore da 100 euro, via! Thank you.
Oh, ve devo dire una cosa e poi andiamo a dormire, eh? Vi confesso un segreto. Sì, va. Sì. Mi sono innamorato di te. E mo, che devo fare? Ognuno ha i croci suoi. Io mi sono innamorato di te e non ci sta niente da fare. E poi vado a dormire. Mi sono innamorato di te. Bellissima, molto sensuale. Dai, oh, ciao, andiamo a dormire. Cioè, sensuale che vuol dire che t'ha fatto... Oh, andiamo a dormire.
Gianni, vi è piaciuta la musica da... Oh, se volete possiamo continuarle domani, eh? Se vi sono piaciute, a voglia dai qui. Amore, musica, amore, magia, tutti imbriachi da casa mia. Oh, vi sono piaciute o no? Gianna Rossi, ciao Fè. Ma la finale lascia perplessi. Tutti pensavano che ti fossi innamorato di una donna, invece era solo una canzone. Certo, e che lo dico a voi quando mi innamoro? Certo, lo dico, no, no. Quando mi innamoro lo dico e mica ve lascio all'oscuro. A Mogna gli è piaciuta? Amo, ti saluto anche l'amico mio, va a dormire, dai. Mastro, good night, followers. Good night, Lidia Gubellini. Good night, Lia. Alessandra Daria, o Daria, di apostrofo Aria. Ti ascolto qualche minuto prima di addormentarmi. Ho finito? E mo non so di più. Buona mattina, dai. Roberta Chiaretti. Chiavetti. Sarà un po' arrugginita. Arrugginita, si dice. Il contenuto è insufficiente, inoltre presenta errori di grammatica. Sei meno meno. Oh, mo scriveva, sembrava professoressa mia di italiano. Sui temi. Sempre sta frase, du palle. Sciò, andate a dormire. So bravissimo. Yes, please. Teresa Damo, dice mezz'ora fa che andavi a dormire, non ci sei andata più. Sei stupendo. Ma quanti commenti ci stanno? Aspetta. Ah, Nadia Grillo va a preparare il mangiare, sono le 3:48 dopo mezzogiorno. Quindi sono le 15:48 del pomeriggio da te. You are amazing, grazie Maria. Grazie Anna Maria. Grazie Tere. Ciao So. Ciao Tomasì, ciao Manuè, com'è bruttissimo, però è bello perché è brutto, cioè lui è bello perché è brutto, capito? Se era bello che gusto ci stava? Lello, buonanotte, Venera Pappalardo, sorella d'Adriano, bellissima musica, grazie, prego, Gianni Vanninna, Roberta. Ma non sono italiana. Ah, ecco, va bene, allora sei giustificata. Va bene, va bene. Ma arrivano tutti stasera, hai dato il meglio di te. Meglio, salutami Daria. Ringraziala ancora una volta per i centrini che mi hanno dato. Ma visto quando era contenta? Notte Lello! Ciao, ciao, via, via. Cari amici, vi saluto. Shh, 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 shh.
Certo che mette in angoscia questa faccia, guarda che faccia angosciosa, angosciata. Buonanotte, ve lascio con l'amico mio. Non gli piace a nessuno, figlio mio, ma che ce frega?